Alla fine i coraggiosi tifosi del Modena, scesi sino all'estremo lembo della penisola, hanno chiesto a De Biasi di portarli in Europa. Forse sono un po' ottimisti, ma è altrettanto vero che nessuno avrebbe mai pensato che dopo 9 giornate di campionato gli emiliani avessero già vinto 5 volte. Problemi opposti per De Canio, appena approdato alla guida di una regina che, se vuole salvarsi, ha bisogno di almeno un paio di correzioni in corsa. L'acquisto di un attaccante di peso è un bel ripensamento tattico che parta dalla posizione di Nakamura, attualmente bello a vedersi ma quasi inutile. I calabresi sembrano affrontare la partita nel modo giusto, ma un po' alla volta, e il Modena a prendere il controllo delle operazioni grazie alla superiorità numerica e qualitativa del centrocampo. Sculli sente aria di casa, è nato nella Locride, ma i fischi non gli fanno paura e Castellazzi deve fare molta attenzione. Quasi allo scadere del primo tempo l'unica cosa buona di Nakamura, un lancio sontuoso per Savoldi che se ne va in contropiede per mezzo campo ma calcia in curva. De Canio cerca di aumentare il peso specifico in attacco inserendo Di Michele al posto di Mesto all'inizio della ripresa, ma l'ex Udinese vuole strafare e la squadra non ne trae alcun beneficio. Anzi, all'ottavo un errore di Vargas innesca una lunga fuga di Camarà, che però sbaglia l'ultimo controllo, consentendo a Castellazzi di salvare con un'uscita tempestiva. Poco dopo la mezz'ora Milanetto batte una punizione per Mauri che di sinistro scuote l'incrocio dei pali. Ma il Modena non fa in tempo a recriminare perché esattamente 2 minuti più tardi fa centro. Taldo difende palla in mezzo all'area e serve Pasino, il cui diagonale batte Castellazzi, regalando alla formazione di De Biasi la seconda vittoria consecutiva e una classifica da sogno.